I comitati spontanei di cittadini che difendono la sanità pubblica sono tornati oggi a protestare dinanzi al Consiglio regionale sulle scelte e le modalità di gestione del sistema sanitario. Andiamo a vedere. Il periodo dell'emergenza dovuto al contagio da Covid, con le sue terribili conseguenze in fatto di strutture sanitarie non adeguate, di disfunzioni e soprattutto di vittime, non fa che produrre un aumento delle critiche e delle proteste dei cittadini, con in prima fila quelli che hanno scelto spontaneamente di costituire comitati e movimenti per esprimere meglio lo sdegno per il più mortificato diritto, quello alla salute, e chiedere le dimissioni del presidente Toma, della sua giunta e dei consiglieri regionali che sostengono questo governo molisano. Ormai è chiara a tutti i molisani, è una classe politica che ha fatto il suo tempo, l'ha fatto malissimo, ha distrutto quel poco che c'era, che era già distrutto, e oggi con il Covid ha dato il resto, ha dato un colpo definitivo a quello che era la sanità pubblica, non ha permesso il decollo dell'ospedale Covid a Larino, non ha permesso che le malattie fossero separate, ha mischiato tutti negli ospedali, li ha inquinati tutti. Non hanno prodotto un solo atto da quando sono in sella, non hanno creato niente. Quindi a noi restano un paio di cose, due o tre cose. Ovviamente noi chiediamo totalmente a questa classe politica e tecnica di andare a casa. Non possono più guidare Molisani. E quindi diciamo a chiare lettere, noi qui siamo rappresentanti della stragrande maggioranza dei Molisani che qui non può essere per il motivo Covid, ma ci hanno chiesto a lettere cubitali di essere e di rappresentare le loro istanze che sono anche le nostre. Ma diciamo di più, alle prossime regionali, se questo governo non cade, per quanto mi riguarda fonderò il primo comitato non pro ma contro, cioè lotteremo per i prossimi 2 anni e mezzo per far sì che tutti i consiglieri regionali che reggono ancora Toma in sella non si presentino più alle prossime elezioni. Creeremo qualsiasi tipo di opinione pubblica per sbarrare la strada a questi signori che ci hanno distrutto e non permetteremo loro di ricandidarsi. Ecco, questa è una promessa e state pur certi che quando si promette si mantiene.